Salve a tutti da Mario Santagati e da Chesslogger per questa video lezione. Il tema di oggi è il matto di Lolli. E adesso andiamo a vedere come il bianco attacca l'arrocco del nero in questa posizione. La donna del bianco si trova in G5 e come vedete il re nero si trova in G8. E questo è molto importante. Questo pedone bianco che si trova in F5 è fondamentale perché semplicemente spingendo il pedone da F5 ad F6, il bianco costringe il nero a forzare la spinta da G7 a G6, in quanto il pedone non può essere catturato. Perché la donna bianca punta il re nero, il re non può spostarsi in H8 perché piglierebbe subito matto con donna per G7 indietro, e quindi l'unica mossa che ha è la spinta del pedone in G6, che per il momento salva il nero dalla minaccia di matto, soltanto che il bianco sposta la donna in H6, minacciando sempre il matto in G7. A questo punto il nero non ha più mosse, non ha risorse, qualsiasi mossa faccia, se o sposta il re in H8, o sposta la torre o in E8 o in D8, o qualsiasi altra mossa, non può fare altro che alla mossa successiva prendere matto. Bene, per la video lezione di oggi è tutto. Vi do appuntamento alle prossime video lezioni con Chesslogger e Mario Santagati. Ciao e alla prossima. Ricordati di seguirci sui social network e di condividere il video. Grazie.